Salve a tutti i guardiani, qui Giuseppe Signorello che vi parla e benvenuti qui oggi ad un nuovissimo video in cui finalmente ci troviamo all'ultima challenge che ci è stata lanciata all'interno del raid della caduta di un re. Questa settimana è turno del re dei corrotti, quindi di Oryx, e differentemente da quanto si pensava, ossia che bisognava fare intradimensionale sempre differente, non è niente del genere, ma anzi è una cosa molto più semplice. E tra l'altro questa challenge ci ha fatto scoprire un metodo, sicuramente già qualcuno lo attuava, però personalmente mi ha fatto scoprire un nuovo metodo per affrontare Oryx in modo decisamente più sicuro e insomma senza rischiare troppo. Rischiate giusto all'inizio, ma nulla di che, insomma. Cosa prevede di fare la sfida? È molto semplice. La sfida richiede di fare tutti e 16 le palline, insomma, le bombe, le pozze, come volete chiamarle, insomma, quelle sfere che vengono rilasciate dagli orchi quando li uccidete, in un solo turno. Quindi dovete fare, anziché 4 sfere per 4 turni, per un totale di 16, dovete lasciare le sfere lì per 4 turni e al quarto turno, appunto, andare a farvele. Questo vuol dire che ci faranno 16 sfere in una sola volta, e questo vuol dire che Oryx sarà per 4 turni full vita e all'ultimo sarà one shotissimo e voi andrete lì al centro e gli sparerete e lo ucciderete. Se dovete stabilire delle piastre, io vi consiglio di tenervele tutte e 4, di non fare, di lasciarne una libera, in quanto se la puntate nella hard mode ci saranno anche i cavalieri mangialuce, e questo vuol dire che insomma sarà un problema prima di tutto far spostare l'oro se voi non vi mettete nell'ultima piastra, e secondo il cavaliere mangialuce, insomma, dovranno far solo tutti, è un po' un casino. Quello che vi consiglio di fare è quindi mettervi nell'ultima piastra, quindi vi decidete le piastre dalla prima alla quarta, e insomma ve la fate tutto il tempo così, non ci sarà quello lì che dovrà fare i jolly momentaneo, no. Ci sarà un solo jolly che potrà stare o in alto dove c'erano le maliarde o in basso al centro, non ha importanza, dove vi viene più comodo adesso. E se vi state chiedendo che cosa dovrete fare una volta che insomma Oryx avrà aperto il suo cuore, beh, è molto semplice. In poche parole, dovrete sparargli per stunnarlo, quindi per fare in modo che lui non batta, diciamo, le mani per farvi esplodere, ma dopodiché dovrete pensare a tutti i mob che avrete attorno. Questo perché? Perché non ci sarà un turno in cui voi dovrete correre, bensì ci saranno 3 turni in cui Oryx convocherà l'eco. Quindi questo cosa significa? Significa che se non vi fate i mob prima che Oryx ritorni al centro, beh, insomma, vi ritrovate a dover difendere coloro che vengono teletrasportati nella dimensione parallela, sia dagli schiavi che si spawnano al momento, sia dai mob che si sono spawnati prima. Quindi assolutamente da fare i mob mentre insomma siete dentro l'aura dell'immortalità, che non fate assolutamente nulla a parte dopo aver sonnato Oryx. Il intradimensionale potete sceglierlo voi, quindi lui dovrà fare la stessa identica cosa che fa sempre, e ovviamente uccidete il vascello, non si sa mai che magari vada in una luce, perché è possibile che questa cosa accada, specie magari un orco, perché a me è successo ad esempio pushasse un po' stranamente senza un senso logico, oppure un piccolo bug che non mi è successo, l'orco forse magari prendeva troppo danno appena si era spawnato e quindi faceva buggare un po' la cosa, insomma l'orco si teletrasportava all'improvviso da un'altra parte. Cosa droppa questa challenge? Beh, quella lì, diciamo, più importante, più corposa. Questo perché? Perché si può droppare il casco o un'arma primaria sicure a 3.20, e poi si droppano i vari drop normali di Oryx, e poi si droppa l'emblema della sfida, il frammento calcificato ovviamente, e la nave. Molti si chiedevano come droppare la nave, e la nave si droppa così. Per chi ha raccolto i 50 frammenti calcificati, quindi se avete raccolto i frammenti calcificati precedenti, vi rilascio anche la guida in descrizione in cui c'è la guida a tutti i frammenti calcificati, esclusi quelli lì della challenge, riceverete uno shader da Eris, si dovrebbe chiamare almeno in inglese Beltan. Mi aspettavo qualcosa di più come ricompensa dei 50 frammenti, ma ci accontentiamo, dai. Alla fine il drop di Oryx con la challenge è giusto. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver detto tutto. Se vi sono chiarimenti, vi sono dubbi, domandatemi, io cercherò di darvi risposta. Quindi per oggi questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, e vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel feedback, e noi ci sentiamo nel prossimo video. Ciao ciao!